È qui quando applaudite vi faccio vedere. Allora, come ti fregano? Ho raccolto alcuni tentativi che stanno, come dire, che stanno usando spesso in questo periodo. Uno è questo, cioè l'INPS stesso ha lanciato l'allarme dicendo guardate che stanno usando il nostro nome per cercare di vendere, di cliccare, di vendere, di portare via dati alla fine. E infatti arriva una email che effettivamente il cui mittente è dcbilanci@inps.it che dice scarica i bollettini di versamento precompilati, clicca qui per ricevere il rimborso di contributi in eccesso. Ed è questa più o meno la mail che arriva. No, questa è un'altra, questa è quella dell'Agenzia delle Entrate, ok? E in sostanza è pericoloso perché ovviamente quando scarichi in realtà installi un virus e soprattutto dovete sapere che, questo giusto per dare un'informazione tecnica in più, che il mittente è facilmente falsificabile, cioè non è necessario essere dei grandi hacker per falsificare un mittente, no? Basta avere un indirizzo di posta elettronica di quelli personalizzati dove ti compri un SMTP server, cioè un sistema per inviare posta, e il mittente te lo scegli tu, cioè vuol dire lo si fa a casa. Quindi attenzione, il mittente non è per niente sintomo, sinonimo di sicurezza. Poi circola questa dell'Agenzia delle Entrate, che dice sostanzialmente che è stato riconosciuto un rimborso, e ogni volta che arrivano i rimborsi ovviamente tutti diciamo wow, fammi cliccare, di 14,90 per il canone RAE. È finta, ok? In ultimo questo, che è uno dei più comuni in questo periodo, da DPD Group dice clicca lì perché non sono riuscito a consegnarti un pacco. E siccome un pacco fa sempre un po' gola, soprattutto perché in questo periodo siamo tutti in attesa di vari pacchi, invece il pacco loro ce lo tirano! Mannaggia! Allora, oltre allo sharing che vi ho chiesto, il condivisione anche per, non solo per dire abbiamo fatto 3 utenti in più, ma perché gli algoritmi dei vari social sono molto avanzati e tra le cose che fanno ovviamente è cercare di, come dire, non far vedere a tutti i follower, che credo siano 310.000, circa quei 300.000 quelli della pagina, cercano di ridurre questa audience per una serie di... E quindi come si fa? Cercando di, ovviamente, la vostra condivisione aiuta a fare questo. Peraltro ci sono anche delle parole, perché adesso io sto parlando live e i vari software delle varie piattaforme che faccio attenzione a non nominare sentono quello che dico, lo scrivono, e se io dico certe parole, per esempio il nome di questo social network dove siamo live, ci toglie un po' di audience. Pensate come funzionano oggi gli algoritmi.